Allora, interruzione dell'energia, leggiamo, avviso di interruzione di energia elettrica domani 10 luglio dalle ore 8.30 alle ore 14. Beh, vediamo un po' tutto il centro storico. Sono molto felici gli esercenti. Assolutamente non siamo felici. Purtroppo viene interrotta dalle 8.30 alle 14, almeno come è scritto qui. La cosa ci tocca profondamente perché tutti i commercianti, dopo questa situazione di emergenza, e anche le persone che ci abitano, hanno bisogno di lavorare in questi casi. Non è stato fatto nemmeno nel pomeriggio, dove magari c'è meno movimento, non ci sono gli uffici. Vediamo che le vie interessate sono veramente tante: via Vigli, via Trieste, via Carloforti, via Paladini, via Pascoli, piazza Dante. Buona parte del centro storico, dove ci sono, insistono tutte le attività. Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo constatare che Enel spegne Teramo. Questo è Enel una cosa... spegne il centro storico di Teramo. Magari voi questi lavori li fareste scaglionati, sarebbe questa un po' l'idea? Assolutamente scaglionati, o comunque di notte o nei giorni festivi. Non è possibile che l'Enel non possa pagare i suoi dipendenti nei giorni festivi oppure di notte, e ci dobbiamo sempre rimettere noi commercianti. Non è la prima volta che protestate. Non è la prima volta. Magari lo passare faremo... una protesta ufficiale. Lo faremo anche altre volte. Ci siamo sentiti sia con il sindaco che con l'assessore di Bonaventura, che hanno parlato già, pare, con Enel Energia o con E-Distribuzione per diminuire il tempo dei lavori, che ci aiuterebbe.